Il come è andato a finire ce lo dice, non troppo lontano dai nostri microfoni, il sindaco di Gagliano del Capo, Antonio Buccarello. Diciamo che all'epoca era una soluzione piuttosto condivisa perché ragionavamo sui 165 milioni di euro in quota regioni. In quota regioni. Noi ci svegliammo nel 2007 perché all'epoca a un certo punto una mattina presero 40 milioni, stornarono 40 milioni e li destinarono alla maglia Otran. Quindi chiedemmo e lo ottenemmo che tutto quello stanziamento rimanesse per la maglia Santa Maria di Leuca. All'epoca partecipò in una riunione a Palazzo Celestini l'allora assessore Loizzo, assessore dei trasporti, il quale disse: i 165 milioni per arrivare all'incrocio di Sandana sono sufficienti, rimane il tratto, l'adeguamento del tratto terminale, che all'epoca loro stimarono in 8 milioni di euro. E lui in quella sede si impegnò affinché questi 8 milioni di euro fossero implementati dalla Regione Puglia. Invece ne sono arrivati 132 dal CIPE. Allora, gli 8 non sono mai arrivati, non sono stati mai formalizzati, ne sono arrivati 130 e passa dal CIPE. Quindi con quelli che in realtà sono i 155 milioni di euro in quota regione si sarebbe arrivati fino a Sandana. Sarebbe stato sufficiente poi trovare altri 8 milioni per adeguare il tratto terminale fino a Leuca. Invece ne sono arrivati 132 dal CIPE, soldi in ogni caso da dover spendere, tanto da far cambiare idea all'istante a molti primi cittadini. Ma poi questi soldi a chi andranno? Vanno alla progettista, alle aziende che realizzeranno la strada ci fermiamo lì. Oltre non puoi andare. 5 milioni di euro toccheranno infatti alla Prosa, l'appunto per la progettazione. Il resto alla società o al consorzio di imprese che si aggiudicherà questo mega appalto unico. Al comune di Gagliano del Capo, che nel suo territorio sopporta il viadotto, 2 milioni e mezzo. Eppure con 8 milioni si sarebbe potuto mettere in sicurezza il tracciato già esistente, che per 1,7 km attraversa l'abitato, oppure, come ci spiega il sindaco, fare senza problemi una extramurale. Possiamo valutare tranquillamente un'ipotesi alternativa più leggera, e su questo io ho dato già ampia e piena disponibilità nel passato, che porti a Santa Maria di Leuca, all'ingresso di Santa Maria di Leuca, però senza le quattro corsie, un'extramurale a due corsie, possibilmente a raso. Sicuramente questo comporterebbe un impegno economico di gran lunga inferiore a quello previsto fino ad oggi. Invece qui, su questa stradina che più che separare collega due comunità, Gagliano e la minuscola Salignano, frazione di Castrignano, è previsto che la nuova 275 passi parallela a 100 metri dall'attuale e con un terrapieno alto all'incirca 5 metri che corre sopra le case che rimangono giù al di qua e al di là di una saracinesca che sbarra e che divide. Gli abitanti qui ci raggiungono per farci sapere che no, questo proprio non lo permetteranno. In capo la via, la fermiamo la via, facciamo la manifestazione generale, la via di qua non ci passa. Comunque esagerate le quattro corsie, parliamoci chiaro, perché se quattro corsie da Sant'Anna a Santa Maria di Leuca è un po' esagerato. Il vecchio progetto sì, sono quattro corsie. No, Luvecchio, quello che hanno approvato il 2007, l'originario è stato scartato e per cui quello non viene effettuato, non viene fatto. E tutte questioni di politica, questioni di politica, di sinistra, destra o altri parti. Va bene, guarda. Allora, scusa, stai filmando? Allora filma. Io sto dicendo, tutte queste polemiche, tutti questi bastoni nelle ruote che io non condivido. Ma ti è convinto che Cagliano del suo è stato cattebaglio? No, questo è un altro discorso. Compare, ma la via si può fare finché a Sandana. Basta che non passate qua, perché qua la via dei Levi, che è buona, c'è la via Banalevi cristiani. Stando lì ci viene un dubbio, ma in fondo quanto mai si impiegherà per percorrere il tratto incriminato di 7 km da Sandana fino a Leuca? Proviamo a contarlo con il cronometro. No.
9 minuti e 42 secondi, mantenendoci al di sotto dei limiti di velocità, 80 km orari, rallentando a meno di 50 nel centro abitato di Gagliano e fermandoci a due semafori rossi. Insomma, non ci pare poi un grande sacrificio. Certo, una piccola tangenziale di Gagliano consentirebbe di evitare pure il paese, e quanto mai si potrebbe recuperare con una quattro corsie, qualche minuto, e al costo di un terrapieno rifiutato e di una maxi rotatoria come quella che dovrà sorgere all'ingresso di Leuca. Eccolo l'altro grande pomo della discordia, la grande rotatoria, un diametro di 450 metri e una circonferenza di 1413 metri. Servirà a raccordare la nuova 275 che arriva a Mediana con la statale 274 e la vecchia 275. Secondo alcuni si tratta della innocua geometrizzazione di tracciati già esistenti, l'iscrizione di un semplice cerchio in un triangolo. Il triangolo no, non l'avevo considerato. Certo, tutto visto dall'alto, ma noi ci siamo preoccupati di vederci meglio e siamo andati proprio sul posto. Innanzitutto un dislivello di 11 metri lungo il pendio che scende al mare, differenza che ad ogni modo dovrà prevedere anche interventi di sbancamento e livellamento. E poi, proprio a ridosso del tratto più a nord del Mega Rondò, un altro prezioso pezzo della Via dei Pellegrini. Le croci impresse sulla chiesa della Madonna delle Race ce lo ricordano che qui siamo a due passi dal santuario di Finibus Terre. La chiesa non ricadrà all'interno dei circa 160.000 metri quadrati che la rotatoria ingloberà, sarà sul limite. Dentro, tuttavia, ci potrebbero essere enormi sorprese. Già la relazione archeologica redatta per Alessano mette sull'attenti. Si segnala la presenza di un altro insediamento rupestre non indagato sistematicamente a sud della chiesa di Madonna Race, dove risulta segnalata la presenza di un vero e proprio casale medievale con localizzazione incerta, che quindi corre il rischio di venire inaspettatamente intercettato dalla 275. Queste tombe, questi anfratti ne sono solo il tratto più affiorante. Un prezzo troppo alto, secondo molti, per arrivare con l'alta velocità poi dove? Qui, a Finibus Terre, dall'altra parte non ci sono l'Austria, la Svizzera, la Francia, c'è il mare. Se anche si volesse potenziare il porto turistico, gli ultimi 7 chilometri adeguati riuscirebbero comunque a sopportare l'intero traffico. E allora perché fare le quattro corsie a tutti i costi? Ci sono interessi così grandi da spingerle fino all'Euca? C'è un importante, sottile, non scontato particolare in cui ci siamo imbattuti percorrendo avanti e dietro non solo il tracciato della nuova 275, ma pure la storia di quel tracciato. Una storia che nel 1994 vede il consorzio dei comuni del capo di Leuca, presieduto da Antonio Lia, allora sindaco di Specchia, dare incarico per la progettazione della 275 a quattro corsie. Vengono redatti due progetti, uno porta la firma dell'ingegnere Sticchi Damiani, l'altro quella dell'ingegnere De Sangro e dell'architetto Greco. Il 9 aprile 1994 il consorzio decide all'unanimità di inviare quest'ultimo alla regione Puglia, all'ANAS, per dare avvio all'iter della pratica relativa al finanziamento. Si prevede una strada a scorrimento veloce, quattro corsie a raso, poco impattante, che si preoccupa di rispettare le peculiarità ambientali e l'insediamento archeologico di Macurano. I soldi iniziano ad arrivare. Nel 1995 30 miliardi delle vecchie lire dal Ministero dei Lavori Pubblici, altri 10 miliardi sono accordati subito dopo, 40 miliardi di lire dunque per partire subito e completare tutta la strada. Ma nel frattempo, nel giugno 1996, spunta la novità che a correre in parallelo a questo progetto ce ne sia un altro, è quello dell'ASI, oggi Sistri, quantificato non in 40 miliardi come il primo, ma in ben 156 miliardi di lire. Un progetto che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale porta avanti nonostante l'assessorato regionale all'urbanistica si sia già espresso favorevolmente invece sul primo. La questione sembra sciogliersi nel 96 con il protocollo d'intesa tra la provincia guidata da Lorenzo Ria, il consorzio Sisri e quello dei comuni del capo. Si stabilisce che tutti facciano proprio il progetto predisposto da quest'ultimo e il Sisri si impegna a ritirare il suo ed essendo dotato di una idonea struttura tecnica provvederà a esperire le procedure d'appalto dei lavori. La storia, però, non si sa perché, continua al contrario. Il progetto del consorzio dei comuni si insabbia, l'altro continua ad andare avanti. Dai circa 78 milioni di euro iniziali viene finanziato con i 113 del 2001, poi passa i 155 del 2004 ai 288 del 2009.
La 275 è anche questo, innegabilmente, storia di soldi e di interessi, che rischia di cancellare con il suo passo da gigante in un mondo di lilliputzeni la magia di un lembo di terra che non potrà essere restituita né ricostruita. Una magia che ha portato la letteratura a scrivere che chi va a finibus terre non potrà arrivarci mai. Si può andare solo verso finibus terre, continuamente, all'infinito, verso questo luogo. Perché a finibus terre si può solo essere, tra un rifugio e un miraggio, dentro una storia che per vizio o virtù gli uomini di finibus terre trasformano sempre in leggenda da raccontare ai forestieri, ma soprattutto a se stessi. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso.